Buongiorno, oggi è, non mi ricordo neanche, martedì, un martedì a caso di agosto e non l'ho deciso che andrò a farmi un giro perché Giovanni è via per lavoro in trasferta e io sono qua a Milano e stiamo un attimo aspettando di capire un paio di cose, quindi il mio mese di agosto diciamo per ora è un po' incerto, non so ancora bene quando potrò tornare a Ferrara, quindi nulla, per ora appunto sono un po' bloccata a Milano perché sto aspettando questo incontro, però vabbè tutto sommato me la sto passando. Devo dire che anche stare qua a Milano, che ok non è entusiasmante come andare in vacanza, andare al mare, sto vedendo le stories di tutti quanti in questo periodo che sono bellamente in vacanza e si divertono e io sono qui bloccata a Milano, ma devo dire che me la sto veramente godendo questa volta, perché mi sento un po' come quando ero piccola, da bambina. Non so se avete presente questa sensazione, tipo alle elementari, almeno appunto io non ho mai avuto una famiglia, ad esempio, che aveva, che so, una casa al mare, dove quindi si andava per tutti i 3 mesi dell'estate, ma c'era sempre una settimana all'anno in cui riuscivamo a farci una qualche vacanza e il resto dell'estate la passavamo comunque a casa, diciamo, ovviamente vedevo le mie amiche, ovviamente restavo lì e giocavo. Però quindi questi giorni mi ricordano proprio quella sensazione da tipo fine agosto, inizio settembre, prima che cominci la scuola, quando sei a casa e ti stai godendo quel po' di libertà senza avere cose da fare, anche se di solito ci sono i compiti delle vacanze, ma alle elementari diciamo che di solito non erano compiti particolarmente impegnativi i miei. Cioè mi ricordo che li facevo tipo in un giorno alla fine delle vacanze, comunque mi riducevo sempre all'ultimo, questo sì. Mi ricordo proprio quella sensazione quando ero lì che guardavo, non so, la TV, me ne stavo più spaparanzata sul divano certi giorni senza fare assolutamente nulla, però la libertà aveva quel sapore da fine delle vacanze e me la godevo il triplo perché sapevo che stava per arrivare alla fine. Comunque oggi ho deciso di stoppare tutto questo perché in questi giorni sto solamente giocando a Sims e guardando Grey's Anatomy, che avevo interrotto un paio di mesi fa e ora l'ho ricominciato e sono alla 12ª stagione e quante diamine di stagioni hanno fatto. Non lo so, ormai ho perso il conto, però continuiamo. Oggi mi sono un po' stufata, mi sono detto ok, va bene rilassarsi, va bene passare delle giornate letteralmente fermi sul divano e va bene anche premiarti perché giustamente ho finito gli esami, ho fatto la tesi e sono adesso finalmente davvero in vacanza, quindi ci sta anche quel sentirsi davvero in pace col mondo. Un po' pigri, diciamocelo, però oggi ho deciso di fare un giro e niente di che, veramente. Voglio andare in una zona qua vicino a casa dove c'è uno Starbucks e sono abbastanza convinta di non andarci da prima della quarantena. Perché sono sempre poi tornata avanti indietro a Ferrara e quando ero qua a Milano stavo in casa a fare cose di lavoro o altro, quindi davvero che non giro a Milano da sola è davvero da un sacco di mesi. Quindi sì, mi prendo una giornata così rilassante per me. Stamattina ho fatto un'ora di workout, sono stata veramente fiera, mi sono proprio data un calcio mentale per alzarmi dal divano. Ce l'ho fatta, quindi già questa è stata una vittoria del giorno, mi sono docciata, mi sono preparata. Quando torno mi sono ripromessa che farò anche un po' di cose di lavoro, un po' di pulizia della casa, insomma un po' di cose del genere sulla mia to-do list. Però oggi pomeriggio, finché c'è ancora un po' di sole, ho deciso di uscire a farmi un giro e starò lì da Starbucks. Mi porto l'iPad con la tastiera per lavorare un po', per fare un po' di cose tipo rispondere alle mail, cose del genere. Mi sono portata un libro da leggere, ma in caso me ne starò davvero solo lì rilassata, ascoltare un po' di musica. Per me andrebbe più che bene anche solo quello. Questa quindi è la mia giornata di oggi. E tra l'altro sono molto entusiasta perché fuori c'è fresco, si sta bene. Quindi adesso mi preparo per andare. Occhiali da sole e giacchino. Sono troppo contenta perché oggi fuori si sta bene. Anzi, mi sono messa il giacchino e i pantaloni della tuta, perché ieri ha piovuto e si è un sacco rinfrescato il tempo, quindi l'unico motivo per cui adoro questi temporaloni estivi è questo, il fatto che nei giorni dopo finalmente, se Dio vuole, c'è un po' di fresco, non bisogna stare chiusi in casa con l'aria condizionata, ma ci si può un po' effettivamente godere il fatto di uscire senza morire di caldo. Quindi basta, ne approfitto finché il tempo è semi-autunnale. Ah, come si sta bene, è una goduria qua fuori. Si sta quasi meglio che in casa in questo momento, di solito ovviamente è il contrario d'estate, ma adesso si sta meglio fuori. Bene, Emma esce nel mondo, non so cosa aspettarmi, non so neanche come sia Milano in questo momento fuori nel mondo normale. Vediamo cosa troviamo, vediamo a cosa mi porterà questa magica giornata. Ma prima devo buttare la spazzatura, mi stavo quasi per dimenticare. Ricominciano finalmente le avventure di Emma esce da sola e fa cose quando vado al cinema, al bar, a lavorare e semplicemente mi lancio l'avventura in giro per Milano completamente da sola. Andiamo. Questi occhiali rossi sono super cool, comunque mi piacciono un sacco. Oh yeah. Mi sento un po' vampiro e col fatto che la mia pelle probabilmente sarà l'unica non abbronzata di tutta la popolazione, sarebbe forse l'unica spiegazione razionale. We always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't
just wanna be happy, happy tonight. Sta troppo bene, sono le 7:30, non me ne voglio più andare a casa. Un po' di vitamina D, il sole sulla pelle, è sempre una bella sensazione ed è bello vedere Milano così simile a se stessa da girare, veramente mi era mancata un sacco. Sono proprio ricaricata di energie, è bello stare intorno alle persone e girare nel mondo. Basta, torno a casa, mi faccio forza che ho cose da fare. Buongiorno, mi sto preparando e volevo fare un po' di chiacchiere con voi intanto che mi trucco. E tra l'altro oggi, vabbè, il viso ovviamente l'ho già truccato, resta solo la parte occhi, ma oggi sono super ispirata a fare qualcosa con la nuova palette di Urban Decay, la Naked Ultraviolet, proprio perché oggi sto usando questo top con le farfalle, quindi non c'era niente di più adeguato. Oggi c'è caldo, sto sudando. Sudore a parte, cominciamo. In realtà ho poco tempo per farlo, tipo un quarto d'ora, quindi non posso proprio divertirmi a fare chissà quale pazzo esperimento, perché se non viene bene non ho il tempo di riprepararmi. Sarà per forza di cose un buon alla prima. C'è questo colore praticamente olografico, è di un bello. Come fa a essere così bello un colore? Posso sposare questo colore di ombretto? Non mi ricordo se ve l'ho detto, ma siamo finalmente riusciti io e Giovanni a organizzare una vacanza. Come avevo spiegato negli scorsi vlog, quest'anno si sono incastrate malissimo le ferie, perché Giove aveva una settimana a luglio che però coincideva perfettamente con la laurea di Alice, quindi abbiamo dovuto saltarla. Io sono corsa a Ferrara per quella settimana e invece l'altra settimana che aveva era agosto, ma per la Sardegna era impensabile, davvero impensabile. I prezzi letteralmente erano triplicati per andare in agosto invece che in luglio. Cioè lo stesso albergo che avevamo visto in luglio costava tipo 500 euro e in agosto ne costava 1400 per una stessa settimana. Cioè era una cosa davvero non fattibile. Quindi dopo aver più o meno perso le speranze stavamo un attimo cercando di pensare ad altre mete un pochino più vicine da poter comunque raggiungere. Finalmente Giovanni è riuscito a trovare invece una settimana di settembre in cui potevano concedergli le ferie e quindi in settembre, la primissimissima settimana, andiamo in Sardegna e sono contentissima perché non ci sono mai stata, tutti mi dicono sempre che è bellissima, che mi piacerà un sacco, quindi ho delle aspettative immense. Sarà sicuramente bellissima, sono tantissimi posti ancora che non ho visto del sud Italia. Un'altra meta che stavamo valutando era la Puglia, anche quella mi piacerebbe un sacco e non ci sono mai stata. Sono tanti qui i posti in Italia ancora che devo scoprire, che non ho mai visitato prima. Però sono contentissima, vi avevo detto che non saremmo probabilmente riusciti a fare nessuna vacanza quest'anno, a parte appunto qualche giornata qua e là al mare. E invece all'ultimo secondo, ma siamo riusciti a incastrare qualcosa. Quindi questa è la bella notizia della settimana. Sardegna arriviamo la primissima settimana, quindi adesso veramente agosto resterà tranquillissimo, non ho molto da fare, tornerò sicuramente a Ferrara la settimana prossima, credo. Sto facendo veramente un avanti e indietro costante. Ne approfitto visto che è estate, appunto, non ho chissà quale motivo per restare, così almeno posso vedere le mie amiche e la mia famiglia un pochino più di quanto purtroppo posso fare durante l'anno. Quindi avanti e indietro, avanti e indietro. Beh, ovviamente sto usando i colori della parte più selvaggia della palette, perché volendo ci sono anche dei colori molto più neutrali. Oggi non avevo voglia di niente di neutrale, volevo buttarmi nel mondo del viola. Mamma mia, sto sudando. Questo è uno dei motivi per cui odio l'estate, ma adesso forse dovrei accendere l'aria condizionata per non avvampare. Una delle cose per cui odio l'estate è questa, cioè che letteralmente mentre ci si sta preparando si suda. Non c'è neanche quella fase in cui si ha un bell'aspetto prima di uscire e fare cose. Si esce già direttamente che trucco, capelli, qualunque cosa, sono totalmente disintegrati. Facciamo un po' di corsa, quindi oggi ce la facciamo andare bene così. Questo mese ho comprato una quantità di palette di ombretti di cui non avete idea. Meglio non saperlo, è imbarazzante da ammettere. Quei trucchi sono così, passano anni in cui magari uso sempre gli stessi prodotti, perché ovviamente una volta che trovo qualcosa con cui mi trovo bene, continuo a usarlo per anni. Cioè ci sono davvero letteralmente alcuni prodotti che uso ancora adesso dalla terza liceo e non ho mai smesso. Però poi ci sono quei periodi in cui improvvisamente mi viene voglia di provare cose nuove. Quindi invece di farlo tutte una volta, nel corso di quel singolo anno, provo letteralmente 20 palette di ombretto diverse. Odio prepararmi di fretta perché la fretta non fa mai buone cose, fa solamente sbagliare e quindi alla fine ci si mette ancora di più. Vabbè, senti, la diamo per buona. Come ho detto, non c'è tempo per un piano B, ce lo facciamo andare bene. Sono belli questi colori, però wow. Sono contenta di aver impiegato tempo a fare questa cosa, se anche dovessi arrivare in ritardo. Le Naked di Urban Decay non deludono mai. Un momento della ghigliottina per ciglia. Ok,
le luci artificiali non rendono giustizia. Bene, ora devo assolutamente andare, sono in super ritardo, ma ne sarà assolutamente valsa la pena.